Alberto. Pochi figli ormai nascono nei paesi cosiddetti più progrediti e ancor meno vengono educati nel modo giusto. Molti genitori, infatti, si ritengono buoni e bravi dando ai figli non un patrimonio di valori autentici, ma ogni bene materiale. Tutto quello che soddisfa la vanità, il desiderio del possesso, la convinzione di essere o apparire più degli altri, è uno sbaglio imperdonabile. E lo commettono anche quelle persone che non potrebbero agire in tal senso, non avendone i mezzi, ma che non si limitano ugualmente e danno irragionevolmente, orgogliosi di sacrificarsi per il bene dei loro figli. Quante volte ho sentito i miei vantarsi di questo? Un buon padre e una buona madre devono dare tutto, perché è il loro sacrosanto dovere, come è il loro sacrosanto diritto per i figli ricevere, che i figli non chiedono di venire al mondo. Oh, che stupida sentenza. Non erano ricchi. Erano due modesti impiegati in uno dei tanti ministeri e in anni ed anni di lavoro non avevano potuto permettersi neppure di acquistare l'appartamentino di due stanze nel quale alloggiavano e ciclicamente, regolarmente, ad ogni scadenza di contratto, vivevano l'incubo dello sfratto. Se al padrone di casa gli fosse frullato in testa l'idea di venderla. Ricordo che mamma si recava al mercato sempre in orario di chiusura, in quella fascia oraria quando era più facile acquistare a meno prezzo. Ricordo che aveva solo due paia di scarpe dozzinali, che vestiva con gli stracci riciclati venduti sulle bancarelle e che si permetteva il parrucchiere due volte all'anno, a Pasqua e a Natale. Dal canto suo mio padre non le era meglio e non ritornava mai prima delle 8 ogni sera per fare tutti gli straordinari possibili. Io al contrario avevo anche il superfluo. Giocattoli d'ogni tipo, bei vestitini, belle scuole private e col crescere il motorino alla moda, la palestra, l'abbonamento allo stadio, la settimana bianca con le gang di amici ricchi, rampolli di professionisti che abitavano in case da far strabuzzare gli occhi. Erano stati loro ad iniziarmi agli spinelli e alle sniffate. I miei intanto erano invecchiati piuttosto precocemente e non li facevo conoscere a nessuno perché me ne vergognavo. Lo confesso con immensa pena adesso, ma era proprio quello che allora provavo. Vergogna di quella mamma così trascurata, così poca cosa, che aveva dovuto abbandonare l'impiego anzitempo per una grave insufficienza cardiaca, seguita dopo qualche anno da mio padre, altrettanto incolore, altrettanto rovinato di salute. Avevano da poco superato i 50 anni e ne dimostravano 20 di più. Se con i loro stipendi avevano potuto campare alla meglio, con le loro pensioni si rasentava quasi la fame, anche a causa dell'esoso padrone di casa che li aveva costretti a un contratto capestro che essi avevano accettato per la solita paura di venire gettati sulla strada. Alberto, Alberto, se tu non avessi interrotto gli studi, a quest'ora saresti diplomato e magari con l'aiuto di qualcuno del ministero avresti potuto vincere un concorso. Sospiravano invariabilmente ad ogni rogna che ci pioveva addosso e che li costringeva a rivedere affannosamente i conteggi e conseguentemente ad aumentare i sacrifici, i loro, non i miei. Denaro no, io continuavo a chiedere e a pretendere anche a costo di scenatacce. Accecati, stupiditi dall'affetto, non si erano accorti che avevo preso a drogarmi a 16 anni. Neppure la sparizione dei pochi oggettini d'oro di famiglia, e anzi, si erano accusati vicendevolmente di averli smarriti nel subbuglio di una ritinteggiatura dell'appartamento. Ben presto, però, non trovando altro da sottrarre, ero stato costretto a spacciare io stesso per procurarmi la roba, e mai, mai mi balenò il pensiero di aprirmi, di confessare loro il dramma che stavo vivendo, perché questo avrebbe significato essere rinchiuso in una delle tante comunità, rinunciando alla mia vita di nulla facente e irresponsabile. E i miei amici balordi. La terribile, inaspettata verità l'avevano appresa davanti al mio corpo irrigidito e lividito di ecchimosi, steso sul tavolo di marmo del reparto medicina legale. Non era stata una dose tagliata male a uccidermi, ma l'aggressione feroce di alcuni altri spacciatori che avevo stupidamente creduto di fregare. Ora, mio padre e mia madre vengono a piangermi con la disperazione e l'incredulità dei primi tempi, anche se sono passati parecchi anni. Almeno così mi sembra. La mia lapide è una delle più belle e costose, tutta marmi bianchi e cromature, e con la mia più bella foto, quella che mi ritrae a Cortina, con gli sci sulle spalle e che attira l'attenzione di tutti quelli che passano lì davanti. Molti si fanno il segno della croce e mi mandano un bacio. Molti dicono compassionevolmente: povero ragazzo e poveri genitori, senza sapere che siamo stati noi tutti, a tracciare i nostri destini di dolore. I miei genitori, a causa del loro amore dissennato, la loro imprevidenza, il loro irresponsabile permissivismo,
Io, col mio egoismo, la mia mancanza di discernimento, con la mia stoltezza, che mi faceva ritenere in diritto di avere tutto senza fatica e soprattutto senza regola alcuna, ho creduto di conquistarmi la vita. Invece l'ho lasciata scivolarmi fra le dita, come fanno i bambini giocando, con un pugno di sabbia.